Allora, la brutta notizia è che mi sono macchiato la cravatta. La bella notizia è che finalmente chiariremo tutto a proposito delle lesioni grigie in istologia. Concetto introdotto da Kim e Murphy nel 2000, applicato alla istologia, ma che possiamo in qualche modo traslare anche alla clinica. Ovviamente il concetto di lesione grigia in clinica è molto più inclusivo rispetto al concetto di lesione grigia istologica. Naturalmente non tutto quello che è ambiguo clinicamente è ambiguo istologicamente. E quindi, diciamo, da un punto di vista clinico definiamo come lesione grigia una lesione ambigua, ossia atipica. Cosa vuol dire? È una lesione le cui caratteristiche cliniche non ci consentono di escludere con ragionevole sicurezza un melanoma. Per cui di fronte ad una situazione di questo genere, naturalmente l'atteggiamento clinico è la escissione. E se vogliamo, il problema per il clinico finisce qua. Salterei, diciamo, molto breve, diciamo, parlando molto brevemente di quelle che sono le regole per la individuazione clinica delle lesioni grigie, perché ne hanno parlato già ampiamente i colleghi che mi hanno preceduto, la ugly duckling, il monitoraggio dermoscopico digitale e anche l'evidenziazione di quella che si chiama firma nevica digitale. I pazienti hanno soltanto pochi fenotipi di nevi, poche famiglie di, una o poche famiglie di nevi, e ciò che esula dalla famiglia, dalla firma nevica di quel paziente va considerato sospetto trasportato. Focalizzando invece sulla singola lesione, i criteri sono la rete atipica, le caratteristiche spitzoidi, qui molto bene evidenti, in età post-puberale, la regressione, specialmente se regressione estensiva, specialmente se regressione bianca e blu o solo blu. Perché il blu significa accumulo di melanofagi, tanto più rimarchevole è il blu clinicamente, tanto maggiore è la melanofagia istologicamente e quindi tanto maggiore è la probabilità di melanoma. Lesioni grandi in sedi speciali, dice l'orecchio è una sede speciale, però questa è una lesione molto grande. Attenzione alle lesioni grandi, non congenite, anche nelle cosiddette sedi speciali. Questo è un nevo dell'orecchio, molto piccolo e clinicamente innocente. Può anche essere atipico istologicamente, ma la clinica è nettamente in favore della benignità, e questo per noi è una clou anche da un punto di vista istologico. Nelle sedi speciali il clinico asporta la lesione perché la considera un po' atipica, ma non pensa che sia autenticamente un melanoma. Quindi questo per noi è importante, cioè il feedback che ci deriva dall'impressione clinica è importante quando valutiamo i nevi in sede speciali. Chiaramente reperti anomali al monitoraggio dermoscopico digitale, come in questo caso, che dopo 2 anni la lesione si è sì ingrandita tutta quanta, ma è diventata tutta quanta più atipica, e questo era ancora un melanoma in situ dopo 2 anni. Lesioni nodulari che non sappiamo cosa siano, questo è un caso per me straordinario, perché questo potrebbe essere anche un macrocomedone, no, dal mio punto di vista. C'era questa rete di pigmento che peraltro non faceva parte della lesione, credetemi. Ho visto questa istologia e ve la mostro. Questo è un melanoma follicolotropo ed è straordinario come questa lesione sia stata asportata, credo per la presenza di questa rete di pigmento. Se noi scotomizziamo questo, resta ben poco qui, però dobbiamo ricordarci che quando non siamo sicuri, non siamo confidenti con la diagnosi di una lesione nodulare, bisogna che si asporti. Qui anche una crescita perineurale. I melanomi nodulari non nodulari in sede acrale, per motivi probabilmente legati alla pressione sulla sede anatomica esercitata dal peso corporeo, in realtà i melanomi diventano veramente esofitici, verrucosi, soltanto dopo moltissimo tempo. Allora, quando vediamo una cosa di questo genere, con questo pattern vascolare chiaramente atipico al centro della lesione, dobbiamo immediatamente asportare, perché se è vero che questa pigmentazione sulle creste qui ci può suggerire anche il melanoma in situ. Qui però questo pattern vascolare anomalo deve farci pensare che si tratti di un melanoma, diciamo, in qualche modo nodulare, non nodulare. Chiaramente l'escissione è il gold standard in tutti questi casi che vi ho fatto vedere, con una unica possibile eccezione, appunto sedi speciali, tipo il volto, una lesione che chiaramente è molto atipica da un punto di vista clinico, molto atipica anche da un punto di vista dermatoscopico. Ebbene, questa lesione da un punto di vista istologico, su biopsia incisionale, chiaramente fatta prima di inviare la paziente dal chirurgo plastico a smontare tutto il volto, questa lesione è stata diagnosticata come nevo giunzionale. Il messaggio qual è? Il messaggio è che in questi casi,
Quando voi avete una punch biopsy, una biopsia incisionale su una lesione pigmentata, dovete porre al vostro istologo la diagnosi differenziale non tra nevo e melanoma. La diagnosi differenziale tra nevo e melanoma si fa su campione di biopsia escisionale. Nel caso di biopsia incisionale dovete chiedere al vostro patologo è melanocitica o non melanocitica. E se è melanocitica, indipendentemente dalla diagnosi istologica, dovete asportare in toto, perché la diagnosi finale si fa sul campione di biopsia escisionale. Allora, cerchiamo di definire da un punto di vista istologico questa gray zone, questa zona grigia. Allora, la zona grigia è fatta di stadi intermedi della melanomagenesi, punto interrogativo. A questa domanda si deve rispondere in qualche modo rimandando al concetto di neodisplastico. Allora, questo lavoro è stato pubblicato da Martin Mim, che è anche uno dei miei diciamo, patologi di riferimento nel momento in cui ho problematiche diagnostiche sulle lesioni pigmentate, però lui è un displasticista e io no. Allora, questo è il modello di progressione dal singolo melanocita al nevo con displasia lieve, displasia moderata, displasia severa, melanoma in situ, melanoma invasivo. Questo modello è stato però elaborato sulla base del modello della cervice uterina, dove voi in realtà potete anche biopsiare in maniera sequenziale nel tempo la regione anatomica interessata, evitando per lunghi periodi anche l'intervento radicale di conizzazione, per cui potete seguire con ragionevole sicurezza la evoluzione biologica della lesione. È chiaro che io però, per documentare questa progressione nel campo della patologia melanocitica, dovrei essere paradossalmente in grado di asportare la lesione e poi di monitorarne l'evoluzione nel tempo. Il che è chiaramente impossibile. Questo modello di progressione è stato elaborato sulla base delle osservazioni di lesioni differenti e quindi è un modello soltanto teorico e speculativo, perché non è una progressione documentata sulla singola lesione, ma su lesioni differenti, magari dello stesso paziente, ma su lesioni differenti. Allora, riprendendo un po' quello che è stato il paradigma degli anni 80-2000, il confronto tra Wally Clark e Bernie Ackerman su questo topic, io ho fatto più o meno la stessa cosa col mio amico Alistair Robson, che è un inglese che lavora a Lisbona, è emigrato a sud per amore, ha sposato una portoghese recentemente, e io ho chiesto a lui e a me stesso una serie di cose concernenti il neodisplastico, e vi devo dire che per la gran parte di queste domande le risposte sono soltanto formalmente diverse, ma nella sostanza l'atteggiamento di un displasticista, atteggiamento sia teorico che pratico, di un displasticista e di un non displasticista, sono differenze veramente minimali. Quindi la differenza è in realtà in gran parte soltanto semantica, con una unica eccezione che è questa. Tu consideri il neodisplastico come un precursore del melanoma? Alistair Robson dice di sì, perché c'è la progressione da displasia lieve, moderata, severa, ma vi ho spiegato che questa progressione non è documentata sulla singola lesione, è documentata su lesioni differenti e quindi come se non fosse documentata. Ma c'è anche di più. Lui dice il nevo displastico è frequentemente associato al melanoma, il che per carità può succedere. Però molto spesso noi ci troviamo istologicamente di fronte a situazioni che è la clinica a chiarire. Che cos'è questo? Ok, melanoma, melanoma con regressione, non c'è nessun dubbio. Vedete questo melanoma con regressione, che cosa fa alla periferia? Fa questi aspetti di iperplasia epidermica un po' retiforme, con melanociti singoli integri alla giunzione, che ricorda un po' il neodisplastico. Ecco perché il displasticista dice che c'è il neodisplastico spesso associato a melanoma. Ma questa clinica cosa ci dice? Secondo me questa clinica urla melanoma per tutta l'interezza della lesione. Quindi se io riguardo la clinica, la mia interpretazione è che questo non sia un melanoma associato con neodisplastico, ma sia tutto un melanoma con questa attenuazione morfologica periferica. Cioè il melanoma è tutto melanoma, ma la periferia tende ad attenuarsi morfologicamente e a rassomigliare ad un nevo. Per farvi capire meglio questo fenomeno vi faccio vedere Renzi. Allora tu all'inizio pensi che questo sia benigno, poi valuti tutto il complesso di cose e realizzi che è l'attenuazione morfologica di Berlusconi. Uguale. Quindi io direi, se siete d'accordo, di cancellare gli stadi intermedi della melanomagenesi dalla zona grigia. Malignità ingannevoli, questo invece è un problema importante. Il melanoma nevoide, da un punto di vista diciamo istologico, viene definito come il nevo che non vorresti avere. Io non vorrei avere nessun nevo, cioè non vorrei mai guardare nessun mio nevo al microscopio, ed è questo il motivo per cui non tolgo il mio nevo di Mischer del volto. Quando qualcuno me lo chiede, dice, perché non lo togli? Perché non voglio fare il linfonodo sentinella.
È vero. Allora, praticamente io non vorrei avere nessun nevo, quindi non so cosa sia questa definizione di nevo che non vorresti avere. Però vi dico che a piccolo ingrandimento, lesioni come questa o come questa, veramente sono a rischio di essere misdiagnosticate istologicamente, perché la silhouette è quella di un nevo. Le cellule sembrano apparentemente maturare in profondità, quindi tu, nevo giunzionale intradermico, nevo composto intradermico, next case. Allora, vi ricordo però che molti di questi casi hanno una clinica che urla melanoma, quindi ricordate che la diagnosi di melanoma nevoide può essere paradossalmente più facile per voi che per me. Quindi voi, in casi come questo, se ricevete una diagnosi di nevo, dovete sfidare la diagnosi del vostro istologo, nell'interesse vostro, nell'interesse del paziente, ma soprattutto nell'interesse dell'istologo stesso, che è veramente a rischio di conflittualità medico-legali. Quindi, le malignità, i diagnostic pitfalls, le malignità ingannevoli, sono sicuramente da considerare in questa zona grigia, che però è una zona grigia morfologica. Quelli sono melanomi veri che ammazzano i pazienti. Non sono una zona grigia biologica, sono dei melanomi che noi fatichiamo a riconoscere. Poi ci sono lesioni con caratteristiche morfologiche conflittuali. E qui effettivamente la zona grigia è un po' la corteccia cerebrale nostra. Questo lo diceva sempre Bernie Ackerman. Io però, nel momento in cui mi trovo così frequentemente in disaccordo diagnostico con dei colleghi anche esperti, devo considerare questo problema non come un artefatto, ma come una realtà rutinaria legata alla nostra professione. Questo è un caso che mi ha fatto litigare con Geppi, non per un disaccordo diagnostico, perché per me questa è una lesione morfologicamente molto chiara, è una lesione molto ampia, questo è vero, e però ha queste creste interpapillari, vedete, squadrate, larghe, è con iperkeratosi ipergranulosi superficiale. Questa è la classica architettura di un nevo di Spitz. Allora, lui fa vedere spesso questo caso, perché questo caso ha questa clinica. Quanti di voi pensano, sulla base di questa clinica e sulla base di questa dermoscopia, che questo sia veramente un melanoma? 24 anni. Lo togli perché ha caratteristiche spizzoidi, però penso che sia difficile che una lesione del genere sia un melanoma. Però io faccio vedere spesso questi, e devo dire che ha ragione proprio Geppi, cioè questo caso, che per me è chiaramente un nevo di Spitz, molto spesso da colleghi anche esperti viene considerato sospetto per melanoma. Allora, io penso che questo sia un nevo di Spitz a placca della gamba o della coscia, perché in questo caso molto frequente nelle donne giovani. Però devo accettare questo, cioè che di fronte ad una lesione di questo genere ci possa addirittura essere una maggioranza di colleghi che pensa maligno. Io criticavo Geppi perché faceva vedere spesso questo caso in consesso istologico, perché dico, per me è chiarissimo come lesione benigna. E invece per molti colleghi questa lesione non è benigna, quindi io devo accettare, anche se mi sembra difficile accettare questo, devo accettare la conflittualità, il disaccordo diagnostico interosservatore come un dato di fatto. Quindi lesioni con caratteristiche istologiche conflittuali fanno parte della gray zone. E infine le cosiddette malignità putative di basso grado, che è un concetto che sta un po' emergendo pian pianino. Allora, nella patologia melanocitica non c'è soltanto il nevo da una parte e il melanoma convenzionale dall'altra. Esistono probabilmente delle forme di malignità a basso o bassissimo grado. Il primo lavoro che secondo me ha documentato abbastanza bene questo fenomeno è stato questo lavoro di Lorenzo, perché fondamentalmente, se noi andiamo a valutare i dati che questo lavoro ci offre a considerare, rileviamo abbastanza facilmente come alcune di queste lesioni che lui ha raccolto con follow-up di lungo termine, alcune lesioni si sono comportate male, sono andate male biologicamente, quindi si sono rivelate essere chiaramente maligne. Ma se un panel di esperti non riesce a discriminare sulla base della sola morfologia istologica quello che è benigno da quello che è maligno, significa che queste lesioni sono tutte uguali tra loro, si somigliano. Ma se alcune vanno bene e altre vanno male, significa che sono tutte maligne. Mi sono spiegato? Ora, se vado a vedere però gli spessori, spessore medio delle lesioni spizzoidi atipiche 4 mm. Ora, non è che un paziente con melanoma convenzionale di 4 mm gli debba morire per forza, però certamente non mi aspetto che, se colleziono 40 pazienti con melanoma di 4 mm, non mi aspetto che solo 15 di questi pazienti muoiano. Quindi questi dati sono indicativi di una malignità probabilmente di grado basso, molto basso, sicuramente malignità molto inferiore rispetto al melanoma convenzionale. Ed è per questo che al vecchio paradigma nevo-melanoma
si cerca oggi di affiancare un nuovo paradigma, nevo-melanocitoma, melanoma, lì dove il melanocitoma è una malignità di bassissimo grado, o se volete un melanoma solo linfotropo, per cui c'è un'elevata incidenza di localizzazione linfonodale, una bassissima incidenza di metastasi a distanza, su questo torneremo. Quindi queste sono, secondo me, le categorie della zona grigia istologica. A questo punto cosa dobbiamo fare?